Ma penso che nel giro di qualche, neanche una settimana, ecco, anche l'assessore Saitta forse si è reso conto che questo è un territorio con delle difficoltà, con delle particolarità, con delle specificità e in che hanno sempre condizionato anche quelle che erano le decisioni che doveva assumere il centrodestra. Tutto nasce dal fatto che non si scelse in allora l'ospedale unico e qui ancora stiamo a scontare le difficoltà, difficoltà che contrariamente a quanto annunciato che si doveva decidere su due piedi, a fronte delle legittime argomentazioni dei sindaci in generale, perché Verbania ha le sue ragioni, Domodossola ha le sue ragioni, ecco, credo che alla fine si vada a un rinvio della decisione e mi sembra anche una cosa saggia per certi versi e soprattutto, ecco, credo che non è fuori luogo continuare a pensare che l'ospedale plurisede, così come è stato avviato, ovviamente caratterizzandolo per gli aspetti chirurgici sul presidio di Domodossola e per gli aspetti medici sul presidio di Verbania, possa essere la soluzione. Ecco, io credo che la giunta regionale, in questo caso il fatto che abbia buttato in là nel tempo la decisione, tutto sommato forse si è reso conto che la specificità di questo territorio, la specificità montana, può anche iniziare dalle decisioni che si prendono sulla sanità, che per questi territori devono essere diversi da quelle che si prendono per la pianura, per la città di Torino e per le altre città più grandi. Questo, una certa superficialità indubbiamente c'è stata, perché se pensiamo all'atteggiamento e alle dichiarazioni anche a livello di stampa, sia dell'assessore che del direttore generale dell'assessorato, ecco, si percepiva un certo decisionismo che rasentava anche una forzatura che per chi conosce i territori, certo già manifestava delle preoccupazioni. Questa accelerazione evidentemente non è andata a buon fine e quindi le ragioni di tutti devono essere composte in modo intelligente e soprattutto tenendo conto di queste caratteristiche montane che il nostro territorio ha.